Signore e signore, continuiamo nella lettura di alcuni brani tratti da Il dolore, i dolori del giovane Werther. Il romanzo di Goethe ormai entra nella seconda parte. Se la prima è una parte introduttiva che vede Werther ancora confuso, la vera disperazione del ragazzo comincia quando se ne va, o per essere più precisi, nel momento in cui decide di tornare a Valain, il paese dove appunto ha conosciuto Carlotta e il suo promesso sposo. Lì scopre che alcuni dei piccoli personaggi, dei piccoli contadini che aveva incontrato, sono passati pochi mesi in realtà, ricordiamoci era gennaio quando Werther si trova praticamente al lavoro nel nuovo paese, nella nuova città. Scopre che molte persone purtroppo hanno fatto una brutta fine, ma soprattutto scopre che Carlotta e Alberto non sono più solo fidanzati, ma sono sposati. Dice così il povero Werther a Guglielmo: Dio vi benedica, amici miei cari, e vi dia i bei giorni che a me sono negati. Io ti ringrazio, Alberto, di avermi ingannato. Aspettavo di apprendere quando avrebbe avuto luogo il vostro matrimonio e avevo deciso che quel giorno avrei solennemente staccato dalla parete la silhouette di Carlotta. La silhouette è una sorta di immagine, possiamo dire, e l'avrei sepolta fra le altre carte. Ecco, appunto, sperava il buon Werther di dimenticare per sempre Carlotta nel momento in cui avrebbe saputo che i due si sarebbero sposati. E invece lo scopre così. All'improvviso non è stato invitato al matrimonio e ora voi siete sposi e la sua immagine è sempre lì. Che vi resti? Perché non dovrebbe rimanervi? Io so che sono vicino a voi, che senza farti torto sono nel cuore di Carlotta. Ecco, in esso occupo il secondo posto e voglio e devo conservarlo. Diventerei pazzo se lei potesse dimenticare. Alberto, c'è un inferno in questo pensiero. Addio, Alberto, addio, angelo del cielo. Carlotta, addio. Ecco, qui Werther viene totalmente divorato dalla gelosia. La seconda parte del romanzo è la parte più drammatica perché attraverso le lettere che Werther scrive all'amico Guglielmo noi vediamo la sua disperazione che aumenta costantemente. Alberto preferisce, scusate, non Alberto, Werther preferisce entrare. Insomma, preferisce la seconda medaglia, la medaglia d'argento, ok? Mentre Alberto si gode la sua nuova sposa, lui preferisce non scomparire, ma restare sempre lì nei dintorni per avere la possibilità di restare nel cuore di Carlotta, anche se come subalterno, come secondario. Questo che cosa comporta? Che col passare del tempo, invece di dimenticare, il povero Werther continua a tormentarsi e la sua gelosia lo porta a formulare pensieri sempre più oscuri. Ecco, vediamo cosa dice sempre al suo confessore, il suo amico Guglielmo. Talvolta, come per un colpo di mano, tutto cambia per me. E la vita si illumina di un giocondo sorriso, ahi, solo per un istante, quindi solo per un attimo che lui riesce ad assaporare ancora la felicità. Quando mi perdo così nei sogni, non posso impedirmi di pensare, e se Alberto morisse? Ecco, i suoi pensieri diventano sempre più oscuri, come abbiamo visto, il tema della morte come soluzione entra fortemente nel romanzo. Tu saresti... Sì, lei sarebbe... E proseguo in questa visione finché essa mi porta sull'orlo di abissi, davanti ai quali mi ritraggo con orrore. Ecco, vedete questa bella immagine? Il pensiero dell'omicidio, il pensiero della violenza ultima, porta Werther sull'orlo di un abisso oscuro da cui lui fortunatamente si ritrae, cioè si toglie perché ha paura, perché ha orrore. 10 ottobre, mi basta vedere i suoi occhi neri, ormai sono passati tanti mesi. Mi basta vedere i suoi occhi neri per essere felice. Vedi, quello che mi cruccia è che Alberto, che mi cruccia vuol dire mi preoccupa, mi tormenta, è che Alberto non sembra essere così felice come sperava, come sarei io se... Ecco, cosa vuole dire qui con questa reticenza, cioè con questo nascondere le parole? Per Werther la relazione tra i due, tra Carlotta e Alberto, non sta andando come dovrebbe andare. Questo perché ovviamente Alberto è...
una persona piuttosto fredda, non particolarmente sentimentale, e lui dice: come sarebbe andata se al posto suo, ecco, se ci fossi io? Non mi piacciono i puntini sospensivi, ma questa volta non posso esprimermi altrimenti e mi sembra di essere abbastanza chiaro. Ecco, anche se non dice esattamente quello che pensa, il suo pensiero è chiarissimo. Chiaro, si dice tra sé e sé, o meglio, lo dice a Guglielmo. Come sarebbe andata se invece Carlotta avesse scelto me? Non posso pregare, Dio mio, lasciamela. Eppure, spesso mi pare che sia mia. Non posso neppure pregare, concedimela, perché è di un altro. Sottilizzo quindi con i miei dolori, e se me lo permettessi, potrei fare una litania di antitesi. Cioè, si rende conto che il suo pensiero è totalmente diviso tra mia, sua, amore, odio. Chiaro, antitesi, cioè quella figura retorica che mette in relazione due parole dal concetto diametralmente opposto. È il pensiero tipico di una persona gelosa, di una persona che non riesce ad appagare la sua voglia di amore, il suo sentimento assoluto, un sentimento romantico, appunto, e che quindi passa tra stati di confusione a sta da stati di confusione a stati di lucidità. Ancora una volta, questa seconda parte, che appunto contiene numerose lamentele, diverte, numerose confessioni, lascia il posto a una terza parte. La terza parte vede un altro narratore, è una figura esterna, un editore, una persona che ha ricevuto le lettere di Guglielmo, o meglio, le lettere inviate a Werther, da Werther a Guglielmo. Chiaro? Questo editore, l'editore è una persona che si occupa della pubblicazione dei libri, usa, insomma, lo spazio a sua disposizione per colmare i vuoti lasciati da lettere che non ci sono. Ricordiamoci, è un romanzo epistolare, quindi Goethe deve usare uno stratagemma per parlare di quelle cose che normalmente non apparirebbero in una lettera. Chiaro, qui ormai siamo quasi alla fine. Werther, diventa sempre più legato all'idea del suicidio e, non scrive tutto questo. Sicuramente Guglielmo, se avesse, notato numerosi tentativi di Werther, sempre più legati alla sua morte, avrebbe fatto qualcosa. Quindi è uno stratagemma letterario usato da Goethe per narrarci quello che succede. Ecco, dice l'editore: molto avrei desiderato che sugli ultimi giorni del nostro amico, pieni di interesse per noi, ecco, con un'anticipazione, una prolessi, conosciamo già il destino del protagonista, ci fossero rimaste sufficienti testimonianze di sua mano, così da non dover interrompere con un racconto il seguito delle lettere che egli ci ha lasciato. Ho cercato con cura di raccogliere notizie esatte dalla bocca di persone che potevano essere ben informate sulla sua storia. Essa è molto semplice. Tutte le relazioni concordano fra di loro, salvo in qualche piccolo particolare. Soltanto riguardo al carattere dei personaggi, le opinioni differiscono e i giudizi sono disparati. Quindi nella terza parte si alterna il racconto dell'editore che ha intervistato vari personaggi a conoscenza dei fatti e che ha, come in un'indagine poliziesca, riassunto gli eventi che non sono spiegati nelle ormai poche lettere di Werther che riusciamo a leggere. Ecco, allora, questo è uno dei passaggi più importanti. Werther, in una notte di tempesta, decide di uscire fuori all'improvviso e osservare il fiume totalmente straripato, il fiume che devasta con la sua forza le campagne, le case, la stessa casa di Carlotta. E questo è un passaggio molto cruciale, abbiamo già parlato di un fiume, se vi ricordate, solo che in quel caso il fiume, o meglio il torrente straripato per Werther era qualcosa di positivo perché rappresentava il fiume della passione, il fiume dei sentimenti umani, che veniva invece arginato dalla razionalità, dalle regole per evitare che potesse fare troppi danni. In questo caso il fiume rappresenta appunto la condizione di inferiorità di Werther, che non riesce più a controllarsi, non riesce più a controllare se stesso. Se vi ricordate, Napoleone aveva già parlato di questo, aveva detto che Werther ricorrerà al suicidio, come sappiamo, perché non è riuscito a dirottare il suo forte sentimento, il suo forte stato d'animo su qualcos'altro, come invece ha fatto Napoleone, ha usato quella forza per alimentare l'ambizione, cioè la voglia di essere migliore, la voglia di essere
una persona che domina gli altri. Werther invece non ce l'ha fatta. E il fiume in piena che devasta tutti i luoghi che per lui rappresentano dei bei ricordi, dei tempi passati con Carlotta, dei tempi di felicità e serenità, rappresenta questa distruzione del personaggio stesso. Ecco, leggiamo. Caro Guglielmo, io mi trovo nella condizione in cui si sono dovuti trovare coloro che si credevano posseduti da uno spirito maligno. Ecco, ancora una volta, una metafora legata al mondo sovrannaturale degli spettri, stavolta non solo illusioni, non parliamo di illusioni, parliamo di possessione demoniaca. Non so che cosa mi prende talvolta. Non è angoscia, non è desiderio, è un interno, ignoto tumulto, come un rumore costante di persone che camminano, che minaccia di lacerarmi il petto, che mi stringe la gola. Allora, ahimè, io corro senza meta fra le spaventose scene notturne di questa stagione nemica degli uomini. Siamo in inverno, siamo a dicembre, e quindi Werther vive male, il clima ostile, il clima nemico, tipico dell'inverno. Ieri sera ho dovuto uscire, meglio dire sono nell'italiano moderno. Era appunto cominciato il disgelo. E avevo sentito dire che il fiume era straripato, che tutti i ruscelli erano gonfi e che da Valheim, la mia amata valle, era inondata. Vi corsi tra le 11 e mezzanotte, ecco il notturno. Era uno spaventoso spettacolo vedere dalla roccia le onde agitate che turbinavano al chiarore della luna sui campi. Ecco, questa immagine rappresenta molto bene il paesaggio che Werther sta osservando. Dicevamo, era uno spaventoso spettacolo vedere dalla roccia le onde agitate che turbinavano al chiarore della luna sui campi, i prati e le siepi, e vedere tutta la valle trasformata in un mare tempestoso al soffio del vento. Quando la luna di nuovo apparve, posandosi sulle nuvole oscure, e dinanzi a me e i flutti, con un terribile, magnifico riflesso, si svolsero e risuonarono, i flutti sono i movimenti vorticanti dell'acqua che risuonano, ero preso da un fremito. Cioè, da una sensazione di una voglia di fare qualcosa, ok, che ci fa tremare, e poi da un desiderio. Con le braccia aperte mi sporgevo sul baratro e aspiravo all'abisso fondo e ma smarrivo nella gioia di sommergere in quella tempesta i miei tormenti, il mio dolore, di rotolare laggiù, rumoreggiando come le onde. Ecco, cosa vuole fare Werther? Ipotizza di lanciarsi dalla rupe in cui si trova nel fiume in piena, per poter affogare la sua sofferenza. Eppure non potevo staccare il piede dal suolo e metter fine a tutti i tormenti, compresi che la mia ora non era ancora venuta. Ah, Guglielmo, come avrei dato volentieri la vita per attraversare le nubi e sollevare i flutti insieme con quel vento tempestoso. Ecco, vedete, lui pensa al suicidio, eppure il suo piede fortunatamente resta saldo, per la paura, forse. Ah, questa gioia non sarà forse concessa un giorno al povero prigioniero. Werther si sente prigioniero dei suoi sentimenti, si sente sballottato costantemente. La sua voglia è quella di liberarsi della sofferenza e prega un giorno di poter uscire da questa prigionia di male, in un modo o nell'altro. Cosa succede? Alberto si allontana dalla casa per faccende di lavoro. E Werther torna a frequentare Carlotta, che ormai ha numerosi figli avuti dal marito. Cosa succede? Come abbiamo già detto, Werther decide di leggere a Carlotta un passo tratto da I Canti di Ossian, lo stesso passo che abbiamo letto nei video precedenti, tra parentesi, la storia di amore che finisce in tragedia di Armiro e Daura. E durante questa lettura Carlotta si commuove, si dispera, comincia a piangere e insomma anche Werther, preso dal fremito, ne approfitta e cerca di baciarla. Vediamo cosa succede. La potenza di queste parole, ecco il testo di Ossian, appunto, colpì l'infelice. Egli si gettò ai piedi di Carlotta, al colmo della disperazione, le prese le mani, se le premette sugli occhi, sulla fronte, e come un presentimento del suo orrendo proposito, passò attraverso l'anima di lei. Ecco, la storia è narrata dall'editore, che, come abbiamo detto, ha raccolto le testimonianze.
I suoi sensi si smarrirono. Prese le mani di Werther, se le strinse al seno, Carlotta ovviamente, si inchinò verso di lui in preda a una dolorosa commozione, e le loro guance ardenti si toccarono. Il mondo era sparito per loro. Egli la circondò con le sue braccia, la strinse al seno e coprì di caldi baci le sue pallide, tremanti labbra. Qui seno sta anche per petto, semplicemente. Non sta accadendo quello che un tonto tra voi potrebbe immaginare. Chiaro? Cosa succede quindi? Werther comincia a ricoprire di caldi baci le pallide e tremanti labbra di Carlotta. Approfitta della debolezza di Carlotta in questo momento. Werther! Esclamò lei, svincolandosi con voce soffocata. Werther! E debolmente con una mano lo allontanò dal suo seno. Werther, disse ancora con voce esprimente il più nobile sentimento. Egli non resistette, se la lasciò sfuggire dalle braccia e cadde davanti a lei, smarrito. Werther era quasi un mancamento. Lei si alzò violentemente e in un doloroso turbamento, tremando di amore e di collera, disse: È l'ultima volta, Werther, non mi vedrete mai più. E guardando ancora amorosamente l'infelice, corse nella stanza vicina e chiuse la porta. Cosa sta provando Carlotta in questo momento? È innamorata? Ha paura? Forse c'è spazio per lei, o meglio, per lui nel suo cuore. Eppure la ragione sociale ha la meglio. Carlotta capisce che non si può andare avanti, che sta per fare una sciocchezza. E respinge Werther in malo modo, scappa via. Werther tese le braccia verso di lei, ma non osò trattenerla. Rimase sdraiato a terra con la testa sul divano e stette in questa posizione per più di mezz'ora, finché un rumore lo fece rientrare in sé. Era la donna di servizio che voleva apparecchiare la tavola. Egli andò su e giù per la stanza e quando si vide di nuovo solo, andò alla porta del gabinetto e disse a bassa voce: Carlotta, Carlotta, una sola parola ancora, soltanto un addio. Lei non rispose. Egli attese, pregò e attese. Poi si strappò di là gridando: Addio, Carlotta, per sempre addio. Ecco, questo è lo Spannung. Lo Spannung in tedesco indica il momento più forte di tutta la storia. In questo momento Werther riesce a ottenere qualcosa da lei, riesce a ottenere un bacio, ma questo bacio ha un prezzo enorme, ha il prezzo dell'esilio. Werther non può più frequentare Carlotta, perché ormai la porta per l'amore si è aperta e Carlotta non vuole percorrere questo sentiero, perché è sposata e vuole mantenere la sua reputazione. Cosa succede di lì a poco? Werther dorme durante la notte. Il giorno dopo chiede in prestito le pistole di Alberto, manda un servo a farlo, non sarà lui a recarsi a casa. Alberto è appena tornato dal suo viaggio e, come appunto Carlo Gerusalemme, la storia è identica, si toglie la vita con la pistola presa proprio dalle mani di Carlotta. Proviamo a leggere alcuni passaggi. Verso le 11, è sempre l'editore che parla ovviamente. Werther domandò al suo domestico se Alberto era ritornato. Il servo disse: Sì, ho sentito condurre nella stalla il suo cavallo. Allora Werther gli diede un biglietto aperto su cui aveva scritto: Volete essere così gentile da prestarmi le vostre pistole per un viaggio che penso di fare? Addio, state bene. Quindi cosa succede? Il servo va a casa di Alberto e Carlotta e chiede le pistole. L'apparizione del domestico di Werther gettò Carlotta in una grande ansia. Questi porse il biglietto ad Alberto, che si volse tranquillamente alla moglie e le disse: Dagli le pistole. E al ragazzo disse: Auguratevi buon viaggio da parte mia. Ecco, Alberto è inconsapevole, non sa quello che è successo la notte precedente e, come è solito fare con la sua gentilezza, risponde cortesemente a un favore chiesto da un amico. Il servitore tornò con le pistole da Werther, che gliele prese di mano con entusiasmo quando sentì che Carlotta stessa gliele aveva date. Si fece portare pane e vino, disse al domestico di andare a tavola e si sedette per scrivere. La stessa Carlotta non ha pensato
a quello che volesse fare il giovane Werther. Ricordiamoci che Werther, in un certo senso, scoperchia un tombino che era stato ignorato nei secoli. Il suicidio non era più una risposta accettabile da tempo, quindi era quasi impensabile che un uomo potesse togliersi la vita per un sentimento del genere, come l'amore. Cosa succede? Werther in realtà passa ancora una giornata in giro. Rivisita i posti a lui cari legati a Valheim e alla fine, insomma, prende la decisione di togliersi la vita. Cosa succede? Prende una delle pistole e spara. Un vicino vide il lampo e sentì il colpo. Ricordiamoci, è sempre la ricostruzione dell'editore che probabilmente ha intervistato svariate persone legate a questa tragedia. Quindi un vicino vide il lampo e sentì il colpo, ma poiché dopo tutto rimase tranquillo, non ci pensò più. La mattina alle 6 il domestico entrò col lume. Trovò il suo signore a terra, vide le pistole e il sangue. Chiamò, lo scosse, nessuna risposta. Corse dal medico, da Alberto. Carlotta udì suonare il campanello e un tremito la scosse in tutte le membra. Svegliò il marito. Si alzarono e il servo diede loro la notizia tremando e piangendo. Carlotta cadde svenuta ai piedi di Alberto. Cosa succede? Nelle parti successive, ormai siamo alle ultime pagine del romanzo, Werther, ancora in vita, purtroppo, resiste poche ore, in uno stato di semicoscienza, prima di abbandonare e il suo funerale vedrà la partecipazione di poche persone. La stessa Carlotta non partecipa perché ovviamente non ce la fa. E Werther viene sepolto lì dove voleva, visto che ne ha approfittato anche per scrivere un piccolo testamento nel frattempo. Detto questo, questa storia, conclusasi in maniera tragica, poteva essere evitata? Probabilmente sì. Cosa voglio che facciate? Scriviate, voglio che scriviate la risposta, un'ipotetica risposta di Guglielmo, un tentativo di convincere Werther a non suicidarsi. Quindi interpretate Guglielmo, l'amico che riceve tutte le lettere di Werther, e provate con le vostre argomentazioni che il suicidio non è una soluzione accettabile. Almeno 10 righe, mi auguro che facciate di meglio. Chiaro? Ci vediamo su Classroom e sui nostri vari gruppi. In bocca al lupo, mi auguro che vi sia piaciuta questa storia. Mi auguro che non vogliate emulare il povero Werther.